E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre? Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Perché non torniamo indietro fino al giorno in cui le cose hanno preso una brutta piega? Salve a tutti, piacere, sono Giuseppe Bartolomeo. Oggi è il mio compleanno e prima di andare avanti con i festeggiamenti vorrei raccontarvi della formidabile vita che ho vissuto. Vabbè, formidabile per modo di dire, sono state più le volte che mi sono rotto che tutto il resto. Però adesso non prendetemi in giro, eh? Ferdinand, senza gridi! Ora sono un vecchietto e gli anni si fanno sentire. Guardandomi allo specchio mi rendo conto che somiglio anche a zio Johnny. Vabbè, comunque, tutto ebbe inizio quando mia madre andò in vacanza con i suoi genitori e zia Assunta. Gli altri fratelli avevano deciso di rimanere affuscato. Era l'estate del 1963. Tutti mi chiamavano ancora Baby e a me non dispiaceva affatto. Era prima che uccidessero Kennedy, prima dei Beatles, quando io credevo nell'impegno civile e soprattutto quando mai avrei pensato che al mondo potesse esistere un altro uomo oltre a mio padre. Era l'estate in cui andammo in vacanza da Kellerman. Mia madre ancora non sapeva che l'incontro con mio padre avrebbe cambiato la sua vita. Mirella! Dimmi tutto, cotto. Così, dopo la lite con mio nonno, che portò mio padre via dalle braccia di mia madre, lui ritornò deciso a riconquistarla. Nessuno può mettere Mirella in un angolo. Andiamo.
libero, che c'ho... c'ho le contrazioni. Se no poi... Signore, non ho capito. Comunque, signora, che sta uscendo? Non vi muovete, eh? Sto uscendo, si vede la testa! Pure le braccia! Signor maschietto! Anche se ce l'ha piccolo! Ok, aspetta, aspetta. Ok, dove lo porto? Grazie. Oddio mio, vedi mamma come sei brutto. Sei andato pure biondo con tutti i capigli. Ma speriamo che ancora non male stato dentro. Ti chiamerò, visto che c'è scritto GB, ti chiamerò, anzi questa è una C, ti chiamerò Giuseppe. Non ti piace, eh? Vabbè. On being the other man, but now it's flipped and I don't want you with no other man. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the word, but you just wanted argument. From the time I picked you up until the time I dropped you off again, even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you're telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma. I just wanna call again. See how your day going? I know you're stressing on you. I know them times get hard. That's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. Got a little message for you. Anything he can do, girl, I can do it better for you. Cause when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever, it's forever. Won't you come on and go with me? Come and go with me, ooh, girl. Come on over to my place. Take a seat and let me ease your mind, girl. Always, always. I heard your friend told a friend that told a friend of mine that you was thinking that we should do it one more time. If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie. Cause I ain't got no issues, we're hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, ma, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited. Still, when I come around and bite it, girl, we're frowning up and quit acting like you don't like it. I know you like it. Sai che tiene? Sono felice! Sei felice e chiange! Sì!
Ai, mamma mia. Salve a tutti, è bello rivedervi.
spero stiate tutti bene. Io ho un po' di emorroidi, ma ho risolto il problema con la preparazione H. In moltissimi mi avete scritto che oggi Giuseppe Bartolomeo festeggia i suoi 18 anni, ma a me fondamentalmente non me ne frega una cippa. Però, visto che sua sorella mi ha promesso un'uscita, allora ho deciso di realizzare questo speciale. In molti si chiedono quale sia il mistero che avvolge questo ragazzo, ma nessuno riesce a trovare una risposta una risposta che gli dia soddisfazione. Io vorrei sapere chi è quello che mi scrive le battute. Arrastosia, avessami fa, o sbaglio. Quindi, dicevamo, facciamo un rapido punto della situazione e andiamo a chiedere alle persone che gli stanno più vicino cosa realmente ne pensano di lui. Sarebbe uno stronzo, un cretino, si è fatto mettere sotto da tutti quanti. Deve fare l'uomo, deve essere uomo, non deve essere ancora un bambino, adesso è adulto. E quando era piccolo va bene. E io gli ho fatto di tutto. È un ragazzo d'oro, viata a chi non trova e a chi non si sposa. È un ragazzo buono, generoso, in gamba, io gli voglio tanto bene, anche simpatico. Che è divertente, in gamba, generoso, bravo, affettuoso e dolce. È un bel uguaglione educato, amoroso, però ad adesso è più educato a portare rispetto ai genitori. Auguri Giuseppe, un brindisi! Ma è un bravissimo ragazzo, gli voglio molto bene, per me sai benissimo che è come un fratello, però delle volte si indice troppo alle cose che non dovrebbe, come della sorella. È gentile a volte però, solo che si sente troppo importante, però tutta questa importanza non la tena perché pare annuncia Tareggio, poi all'ultima alla fine tanto conoscono tutto Cusenza che annuncia Tareggio. Un brindisi! Beh Giuseppe, tu lo sai che io ho vergogna a parlare, quindi sei un ragazzo affettuoso, stupendo, generoso. E beh, che dirti, da piccolo eri una peste, però sei sempre Giuseppe di sempre, quindi ti voglio bene. Auguroni e mille di questi giorni. Chi pensi Giuseppe? Penso che è un bravo guaglione. Però solo che da poco pesantuccio, dice sempre le stesse cose, non si fa mai cazzi, su. E ti voglio solamente una cosa. Cangia su questo coso perché sennò non ti trovi mai buono in giavita. Di Pikachu veramente, perché lo chiamavamo così. Poi crescendo è arrivato Dragon Ball, dove lui, poverino, tra virgolette, ha cercato ripetutamente di trasformarsi senza risultati, poverino. Spero che questa fase sia stata superata, vero Giuseppe? Beh, speriamo bene. Non è che ogni tanto vai in bagno e cerchi di trasformarti, no? Un brindisi! Auguri Giuseppe, per i tuoi 18 anni, tanti auguri! Noi stasera siamo qui, vedendo questo video ci divertiremo. 1, 2, 3, tanti auguri proprio a te! Per i tuoi 18 anni, Giuseppe, stai diventando più bello, stai diventando più buono, stai diventando vecchio e stai diventando più bellissimo. Allora, innanzitutto un saluto a tutti. Cosa penso di Giuseppe? E te lo dico subito. L'ho visto crescere. La prima volta che siamo arrivati in Calabria a casa di Tonino, che dormiamo nella stanza da letto, la mattina hanno cacacazzo. E cominciava a dire sempre, mica, mica, alzati, mica. Però nonostante tutto, è un gran bravo ragazzo. L'unica cosa che mi faceva ridere quest'estate di Giuseppe è che con Anna, bravissima ragazza pure lei, tenete alla stretta, Giuseppe, mi raccomando. Quello che ti voglio dire, quando parla al telefono, mi fai ridere perché è troppo bello, è troppo spettacolare vederti quando parli con Anna che gli dici sì amo, ti amo tanto, tanto, chiudi tu, no, chiudi tu, chiudi tu e chiuda su cazzi il telefono, Giuseppe.
Allora, ogni tanto se ne è poco invecciato, che stasera, a me. Però diciamo che sei un bravo ragazzo. Una cosa. Attivati, imparati. Più sbatto, attivati. E scimo. Droga, alcol e rock and roll. Assomiglia a Pikachu. Giuseppe, quando hai 26 anni? Oltre me, lo parla già per tua mamma. E a sua tavola. È un consiglio, prima di tutto tanti auguri. E poi il consiglio migliore è che quando cammini, chiuda la bocca. Usa che te dico, ma che ha fatto 18 anni, ma sapete che voglio le patate di merda. Un brindisi. Penso che Giuseppe è un bravo guaglione, però anzi zia deve a trovare un lavoro, perché poi si è fatto grande e ha di fare la sistemazione. Auguri! Giuseppe, quello che parla è Giofranco che è al bagno. Boh, ti dico una cosa, la salima non manda alla vicina. Cerca di trovare un lavoro, perché si è fatto grande e non possiamo nemmeno con la vicina. Non è capito? Vuoi che dire che Giuseppe è una brava persona, che non è quel tipo antipatico che si chiede sempre il coso della situazione. Per questo tanti auguri. Allora, penso che Giuseppe sia un bravo guaglione, che ha chiesto scusa per non cedere, solamente che è troppo in giaccia in quell'anza, saperà attivizzare poco, quindi Giuseppe mi date la capo. Che da sabato prossimo Vanilla, Fabric, Acropolis, Live, a tutti i parti ci sarai tu insieme a noi. Quindi non ti preoccupare, che con noi ti attivizzi voti. Poi ti volevo fare gli auguri e dato che ormai sei diventato maggiorenne, io penso che te ne puoi pure a far nulla a questo punto. Giuseppe chi è? Chi Luca sta vicino a casa di mamma sta dovuto? No. Chiedo che sta vicino all'est o Piazza Europa? No. Un medini che Luca sta a Santa Lucia? Sì, sì. Non come. Mio cugino è un alieno. Da piccolo voleva mangiare la pasta blu con un sacco che c'è di dentro e voleva fare il tabiniero, che non si sa che mestiere era. Fatto sta che da fatto grande fa il nulla facendo. Abbiamo capito che mestiere era. Un brindisi! Allora, io di Giuseppe penso che la prima cosa non dovrebbe russare, perché una sera mi sono trovata a casa sua, non si poteva stare. Quindi, questa è la cosa principale. Seconda cosa, il suo alito emana un odore. Quando ci parlo. Poi, si dovrebbe lavare i piedi. Ciao. Allora, noi di Giuseppe pensiamo che sia un bravissimo ragazzo. Arasara sacamosi maggiorenne. Sì. Cerca di fare il bravo. Ti facciamo tantissimi auguri. Ah, macchiniccia veloce veloce era patente puro. E ti vogliamo bene. Un brindisi. Bella domanda. Tu Giuseppe, se stai guardando questo video, vuol dire che oggi fai 18 anni. Sappi quello che penso di te, che sei un po' stupido, diciamo rompipalle, hai un quoziente intellettivo molto basso, però sotto sotto sei un bravo ragazzo, gentile, a volte, oddio. E detto questo, ti auguro buon compleanno di nuovo, auguri, ciao. Da quello che abbiamo appena visto e sentito, è emerso che in realtà dietro questo mistero ci sono gli Illuminati. Ma non è vero! Fidati, gli Illuminati c'entrano sempre. Ma... Perciò il suo quoziente intellettivo è governato dall'occhio onniveggente che comanda la vostra mente tramite la grande piramide. Fate attenzione a questo soggetto, poiché riesce a confondere le menti e a farsi amare da tutti. Take me home, I said, non Perignon. You said, no, I said, no.
I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Look right at your
right at your baby, but here's what.